Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 73esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Do il benvenuto a Franca Sozzani, Francesco Carrozzini, rispettivamente regista e protagonista del documentario Franca Chaos and Creation. Benvenuti, come forse saprete, Fred della radio web internazionale Media Parte del Festival. Una domanda ovvia e inevitabile che va a Francesco. Più che l'idea, da dove è nata la necessità di voler raccontare tua madre? La necessità è nata da un evento molto ovvio, che era la morte di mio padre, e che mi ha fatto capire che, anche un po' per la sua assenza, non ero mai riuscito a catturarne l'essenza a fare delle domande che invece in fondo avrei voluto fare. Quindi ho girato la cinepresa su chi mi rimaneva, su mia madre. E immagino sia stato abbastanza difficile, non credo che sia stata di gioia subito, è difficile farsi. No, anzi all'inizio io non volevo assolutamente, perché se tocchiamo il lavoro, quello che vuoi, ma la mia vita no. Non. Però poi è iniziato in una maniera molto confidenziale, diciamo, non doveva essere un documentario, un film, era una registrazione di memorie, di momenti tra di noi, di confessioni anche. Quindi ci sono dei momenti in cui io parlo anche molto liberamente, dico anche delle cose molto liberamente, uso anche delle parole molto liberamente. E tutto questo poi avevamo anche discusso dicendo ma questo bisognerebbe tagliarlo. E forse invece no, lui ha insistito e ha detto no, perché l'onestà del documentario è proprio questo, di far vedere tutto. E quindi alla fine l'ho accettato. In realtà devo dire è proprio invece quello che è il click, sì, che lo rende personale, perché inevitabilmente ognuno di voi vi vuole sentire vicini, quindi in questo lei non è più Franca Sozzani che conosciamo, ma è la mamma, è una donna che ha lavorato e che... E a proposito di questo, vivere accanto a una persona che... come sappiamo non si è accontentata mai, che ha superato limiti in funzione per la creatività. Quanto influenza invece anche lo stile cinematografico, il tuo sguardo, la tua forma estetica? Ma credo che mi abbia spinto alla ricerca più che altro, perché in fondo i film devono avere una voce, devono avere un punto di vista e io... volutamente ho scelto il mio in questo caso, e che era il punto di vista più emotivo che ci potesse essere per raccontare mia madre. E il consiglio di Baz Luhrmann, che è anche parte del cast del film, fu appunto, come dice lei, possiamo fare un film sul mio lavoro, ma io invece Baz Luhrmann mi disse tu devi fare un film che solo tu puoi fare, così vincerai e così farai il film che ti renderà merito e che amerai tu stesso, e così ho fatto. Quali sono le positività e le negatività di guardarsi attraverso gli occhi del proprio figlio? Beh, la positività è il fatto che in effetti scopri anche delle cose che non ti sei mai detto, cioè questo nostro legame comunque è un legame molto forte, però che si è creato anche questo nel tempo, però lo capisci solo quando finalmente ti avvicini e rispondi a delle e hai il coraggio di rispondergli a delle domande che forse avrei fatto con una mia amica, ma non avrei mai fatto con mio figlio. Quindi questo è secondo me, è la cosa più importante. Marina Abramovic ha detto di lei: le donne come lei non smettono mai di lavorare. Però a questo punto mi chiedo come si riesce a coniugare tutto. So che è una domanda banale, però è quello che ci chiediamo sempre tutti. Vogliamo tutto e cerchiamo però di... si dice che se riesci in un campo poi dopo nell'altro, però mi piace pensare che non sia così. No, quello che è importante, e secondo me lo posso dirlo adesso alla mia età e a dei ragazzi giovani come voi, è che bisogna saper dividere, bisogna dare delle priorità. Il lavoro per me è stata la mia priorità. Io volevo fare carriera, io sono non ambiziosa, sono ambiziosissima e non vedo neanche perché, anche perché non capisco altrimenti perché la mattina mi devo alzare alle 8, altrimenti dormo. Quindi questo è quello che mi spinge. Però l'ambizione non deve superare gli affetti, le priorità della tua vita, che sono una volta che decidi di avere un figlio, non è che hai qualche cosa che puoi utilizzare ogni tanto, devi essere presente.
In conferenza stampa le hanno chiesto quali fossero, ora non ricordo bene la domanda, però si parlava dei film che più l'hanno colpita. Lei parlava del film che l'ha colpita esteticamente. Quanto secondo voi è importante l'estetica e la forma nel cinema soprattutto? Dipende molto ovviamente dai film, perché non si può fare una regola generale del fatto che tutti devono essere vestiti benissimo. L'importante come... è che non diventi troppo. Ecco, l'importante è che siano dei film. Quando però in un film raggiungi l'intensità, come diceva di Belle de Jour, del film, del personaggio e dell'estetica, forse raggiungi un qualche cosa che ne parleremo parleremo sempre, così come tanti film di Antonioni, ne parleremo sempre. Cioè, poi sono film che creano una storia, che creano delle tappe precise, poi sono dei film dove anzi sarebbe fuori luogo avere un'estetica, e ci sono dei film che, dove è stato fuori luogo che ci fosse un'estetica, secondo me. Sì, io forse più da filmmaker penso alla storia, però ovviamente sono stato circondato tutta la mia vita da immagini sublimi, e quindi do grandissima importanza soprattutto alla luce, no? nel cinema, che può nascondere, può risaltare, può farci sognare, quindi certo sono un grande appassionato di belle immagini, però è la storia che raccontiamo quello che conta. Io vi ringrazio Franca Sozzani, Francesco Carozzini ed io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider.